Un'emozione grandissima, anche ricordando l'ex professionista Roberto Sgambelluri, che per me è sempre stata una fonte di ispirazione e un punto di riferimento. Sicuro il tempo renderà la corsa più dura e sullo Zomaro farà molto freddo, la salita si farà sentire. Spero di farmi valere dato le mie caratteristiche. Continuare a correre in bici, ma anche a studiare. Frequento l'Università della Calabria e studio chimica farmaceutica. Elia Viviani ha detto un calabrese in nazionale. Sì, dai. Per me è molto importante correre con persone di questo calibro e atleti di questo livello. Sì. Vai, Mori, vai. 9 volte campione etiope su strada con 9 tu sei della nobile. Firmai, sì. È salito con te sul palco Sgambelluri. Ecco. Con te lo ricordi quando lui 64 cavalcava Zelanda, no, i palcoscenici nazionali? Certo. Io ero piccolo, ma onestamente sono andato a rivedermi tutte le sue grandi imprese, come i posti al mondiale, la vittoria al Giro d'Italia e tanto altro. Nella tappa di vittoria. Allora, un giovane di Siderno, l'unico calabrese presente, è una soddisfazione, anche per chi signori, la vince, questa è la Ciaico Alula. Certo, è una soddisfazione per lui poter partecipare a un grandissimo evento, allora, come può essere questa corsa che manca da più di 20 anni. Io sono emozionato io ad essere qua da spettatore, penso lui sarà veramente una grande soddisfazione. Ci alleniamo spesso insieme. Che caratteristiche ha questo giovanissimo? È un ragazzo che sta crescendo, sta maturando, ha delle caratteristiche da scalatore, però diciamo ci vuole tanto sacrificio, impegno e poi i risultati arrivano. Ci sono molte aspettative su di noi. Sì, però ormai il ciclismo ci ha insegnato che bisogna avere molta pazienza ed essere un po', andare a avere degli obiettivi ben precisi. Nathan, tu senti il peso dell'essere l'unico calabrese che gareggia in questo giro, che lo sai, vanta dei campioni straordinari come Fausto Coppi, come Saronni, hanno tutti vinto, quindi un parterre straordinario, è una delle gare ciclistiche più importanti di tutta Italia. Sì, sicuramente sarebbe bello per me che magari tra qualche anno non sarei l'unico, ma ci sarebbero altri della mia zona a correre insieme a questa corsa. Tu da quanti anni fai il ciclista? Ormai da 8 anni che gareggi. Sì. A questo livello da un paio d'anni che sono passato con l'Aria Zero, l'amico Tools. Senti, altri colleghi calabresi? Sì, ci sono altri due ragazzi, Matteo Ligato e Marco Canale, che corrono nella Palazzago, però non sono presenti in questa corsa. Quindi in bocca al lupo. Viva il lupo. Conosci il territorio, il percorso? Certo, molto, molto bene. Fondazione Scarponi sulla vostra divisa, uno sponsor che vuol dire tanto per la sicurezza dei ciclisti. Sì, vogliamo ricordare che comunque andare in bici deve essere sempre più sicuro, soprattutto in Italia, e l'Italia deve attuare delle modifiche per arrivare al livello che sono arrivati i paesi come l'Olanda, il Belgio e la Spagna, anche e mantenere le strade sempre più sicure. Con Luca Moriello.